Buon pomeriggio a voi. Ma insomma, il titolo è abbastanza eloquente. Mi chiedo che fine abbiano fatto le sardine di Romano Prodi. Di Romano Prodi, perché credo che questo ormai lo sappiamo tutti, l'ideatore, delle sardine è sicuramente Romano Prodi, che tra l'altro conosceva per ragioni anche professionali quello che poi è stato messo a leader di questo movimento, cioè Santori. Le sardine sono totalmente scomparse, non esiste più alcuna traccia di loro, ma insomma bisogna ammettere che è stata un'operazione ben studiata, un'operazione che probabilmente ha permesso al Partito Democratico di non perdere la roccaforte, cioè l'Emilia-Romagna, dopo aver perso già numerosissime regioni in tutta Italia. Ma l'obiettivo appunto era solamente quello, era circoscritto a quel periodo, al tentativo di ostacolare l'avanzata da parte di Matteo Salvini nella conquista dell'Emilia-Romagna. È ovvio che non avremo mai la controprova, come sarebbe andata se eventualmente non fossero scese in campo le sardine, se ugualmente Matteo Salvini avrebbe perso quella partita oppure se la sarebbe aggiudicata. Però parto dalle sardine per fare un discorso un tantino più ampio che riguarda proprio i movimenti, no? Noi abbiamo visto dall'altro canto un movimento che invece ormai ha una vita molto molto più lunga delle sardine, perché era previsto che fosse così, che è il Movimento 5 Stelle, che si è totalmente trasformato. E anche questo nei commenti di questi giorni, di questi mesi, a proposito appunto del Movimento 5 Stelle, ci lascia così perplessi, esterrefatti, no? È un po' come la storia di coloro che una volta passavano da un partito all'altro, che venivano così chiamati Voltagabbana. Adesso vengono chiamati, come abbiamo visto di recente, costruttori, responsabili. Cioè si tende a giustificare ed anzi a mettere in positivo atteggiamenti che invece di positivo non hanno nulla. Perché è normale che se io cambio le mie strategie, cambio anche i miei atteggiamenti, questo può essere condivisibile, può essere comprensibile. Assolutamente non è comprensibile quando io cambio totalmente l'obiettivo per il quale sono nato. E qual era l'obiettivo del Movimento 5 Stelle? Quello di abbattere il sistema. E invece vediamo che ne fanno completamente parte. Quindi, non fosse altro per questo, assolutamente hanno totalmente disatteso quello che era il loro obiettivo e attraverso questo obiettivo il mandato che poi gli elettori hanno dato al Movimento 5 Stelle. Ora leggo stamane di un sondaggio che vedrebbe i 5 Stelle di nuovo su una quota molto importante, oltre il 20%, nel momento in cui dovesse diventare leader di questo movimento Giuseppe Conte. Ora, stamane, nei vari canali e anche sulla 7, la solita Mirta Merlino quasi stappava bottiglie di champagne di fronte a questo dato da parte dei sondaggisti, dimostrandosi come al solito assolutamente o da un lato totalmente impreparata o una persona che strumentalizza spesso le situazioni. Abbiamo visto che i sondaggi, specialmente ancora di più a 2 anni da eventuali elezioni, non hanno alcun valore. Nel momento in cui si va a chiedere questa cosa agli elettori, ovviamente il tutto è un po' inficiato dal fatto che Giuseppe Conte è stato il presidente, il primo ministro di questa Repubblica, il presidente del Consiglio, ma sicuramente è ben diverso nel momento in cui si dovesse davvero presentare a capo di un partito, a capo del Movimento 5 Stelle. Io ho la sensazione che invece
i 5 Stelle continueranno la loro discesa, perché insomma gli italiani che hanno votato il Movimento 5 Stelle nel 2018 sicuramente in gran parte non condivideranno la nuova linea politica, in particolare quella di Di Maio, che vede un partito liberale, a questo punto un partito moderato liberale, che insomma è lontanissimo, ripeto ancora una volta, da quello che era l'obiettivo iniziale. Allora, quale sarebbe la soluzione in questo paese che potrebbe portare qualche risultato e soprattutto essere dalla parte del popolo, cosa che diciamocelo, in questo momento manca totalmente, perché vedete, lo stesso centrodestra, in fondo, cambiando anche alcune strategie, cambiando un po' il posizionamento, però lo sappiamo che i partiti, di solito in primis fanno il proprio interesse personale e poi, casomai, portano avanti gli interessi del popolo. Ecco perché io ritengo che la strada del movimento, che però ha alcune regole che poi va a rispettare, è pur sempre la strada maggiormente condivisibile. Ora, un movimento che sia formato davvero da patrioti, un movimento, ripeto, che ha magari, non so se questo si può fare tecnicamente perché non sono un esperto della materia, che mette nel proprio statuto il fatto che è vietato trasformarsi in partito di governo, partito che entra nel Parlamento, e già questo sarebbe cosa buona e giusta, perché abbiamo visto che i grandi cambiamenti avvengono nel momento in cui entri nei palazzi e hai la possibilità di incidere e quindi di avere un tornaconto. Sia di partito, ma anche personale per i vari parlamentari. È lì che si sgretola il tutto, perché lo abbiamo visto. Una delle ragioni che hanno tenuto insieme Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, nei mesi scorsi è stata una ragione sola, un collante sola, la poltrona. Il terrore di andare a casa sapendo che la maggior parte di loro mai sarebbero stati votati. Ecco perché l'idea del movimento è un'idea che mi piace. Mi auguro che qualcuno, chiaramente, che abbia questa possibilità, lo voglia fare in futuro, che davvero stia vicino ai problemi, del popolo, che esternamente ai palazzi sia da pungolo alla politica per fare certe iniziative che possono, come ho detto tantissime volte ormai, passare dalle pensioni, dall'adeguamento delle pensioni, dai disabili, dalla difesa dei lavoratori, cioè veramente un qualcosa che aiuti i lavoratori a portare avanti i propri interessi. Anche perché il grande assente ormai di questi anni, totalmente assente, sono i sindacati. E la cosa più incredibile dei sindacati, che davvero servono a poco, è che nel momento in cui al governo c'è il Partito Democratico, il sindacato sparisce totalmente. Perché ancora una volta si dimostra nel nostro paese, ed è molto diverso rispetto ad altri paesi tipo la Francia, che i sindacati sono un'appendice semplicemente del Partito Democratico. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.